La regione toscana è in prima linea contro le discriminazioni, lo ha voluto sottolineare con forza la vicepresidente della regione Monica Barni nel suo intervento al Pride Park, organizzato a Firenze da Azione Gay e Lesbica. La vicepresidente ha fatto il punto sui diritti delle persone, a prescindere dal loro orientamento sessuale o dalla loro identità di genere. Barni nel suo discorso ha sottolineato che i diritti acquisiti in anni di lotte sono minacciati ogni giorno dai movimenti nazionalpopulisti. Purtroppo stiamo invece assistendo, non solo in Italia ma in tutto il mondo, a una erosione dei diritti, a diritti che sono diritti acquisiti e che sono diritti acquisiti e che sono stati acquisiti anche con battaglie civili molto importanti. Sto pensando ad esempio alla legge sull'interruzione della gravidanza acquisizione di diritti per persone che hanno orientamenti sessuali diversi. Bene, tutto questo insomma sembra minacciato. Il Pride Park si svolge per un mese alla Limonaia di Palazzo Strozzi, un modo per sensibilizzare sui diritti di gay e lesbiche, diritti che ogni giorno vengono erosi in tutto il mondo, come le persecuzioni in Cecenia. La regione toscana è da sempre attenta a queste tematiche, patrocinando iniziative come il Pride Park e il Toscana Pride di Arezzo. La regione fa molto e secondo me la cosa molto importante continua a essere prendere le posizioni, perché una posizione presa a livello appunto istituzionale, a livello politico, a livello quindi ufficiale, è comunque un grosso messaggio, perché anche se magari la Toscana non è un brutto territorio rispetto ad altri posti dell'Italia come vivibilità per le persone omosessuali, però comunque ci sono ancora abbastanza problemi. Sempre in tema di diritti civili, la vicepresidente Barni ha inoltre sottoscritto la proposta di legge di iniziativa popolare Ero straniero, l'umanità che fa bene, per superare la legge Bossi-Fini e cambiare le politiche sull'immigrazione puntando su inclusione e lavoro.